debutta in televisione poco più che adolescente Cristiana Capotondi, in un telefilm Amico mio con un cast ricchissimo di star, e la sua ascesa in TV prosegue inarrestabile. Se molti la ricordano giovanissima protagonista dello spot di un famoso gelato firmato niente meno che da Daniele Lucchetti, Cristiana dal canto suo contemporaneamente si cimenta in una serie dietro l'altra, diventando uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Ma il successo vero e meritato le arriva dal cinema. Dopo un esordio nelle popolarissime pellicole natalizie di Neri Parenti, Fausto Brizzi la lancia definitivamente nell'Olimpo cinematografico nostrano con Notte prima degli esami, per il quale viene immediatamente candidata al Davide di Donatello come migliore attrice protagonista. Poco dopo torna a fare coppia con Nicolas Vaporidis in un altro grande successo di pubblico, Sono come tu mi vuoi, dove interpreta una secchiona bruttarella, condizione improbabile per lei, che infatti deve ogni volta sottoporsi a oltre 2 ore di trucco. Occhi chiari vivacissimi, ricci dalle sfumature Tiziano, un'aria da perenne ragazza innocente, le valgono il soprannome di Jodie Foster italiana. In realtà è una trasteverina doc, votata, nonostante tutti i successi, all'understatement, che ama andare in giro per il suo quartiere con le scarpe basse e senza trucco, o in barca a vela a maneggiare gomene e cavi tra le onde del mare. La sua vita privata è coperta da un grande riservo, da poco mamma, non ha mai diffuso foto della piccola né di lei incinta. Oltre a tutto questo, sempre un profondo impegno per il sociale, soprattutto in favore della salute mentale, fino al suo ultimo lavoro, in cui sarà la voce narrante di un documentario sul reinserimento dei detenuti, nel quale dice ha messo tutto il cuore.